Buonasera, bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Sono qui con due ospiti incredibili. Allora, beh, ovviamente fa parte della casa, della famiglia Settebello. Nicola Spresciuti, buonasera, ben trovato. E poi c'è l'ospite VIP. Dico bene, Leo? Sì, più o meno. Fioravanti. Ciao a tutti, Leo Fioravanti. Dovete vedere, qui c'è la tavola, è il numero uno al mondo, under 16, sì, di surf, ma è un grandissimo tifoso del Settebello. Di tutto, sì, di tutti gli sport. Senti, hai provato l'emozione di giocare con loro? Sì, prima ci ho giocato un pochetto, però loro sono a pallanuoto. Se la cava però. L'avete usato tipo pala, posso passare la pala? No, se la cava, anche abbastanza veloce, ho visto fare due bracciate, sì, perfetto. Sei una quadra? Sì, sempre, da quando avevo 2 anni andavo sempre. Ma tu lo sai che hai un cognome? Fioravanti. Non so se ti ricordi, tu sei giovane, ma insomma Fioravanti ha vinto ben 2 medaglie d'oro ed sta nella Hall of Fame di tutti quanti gli sport. Un ranista, si chiama Fioravanti. Non lo sapevo. Quindi è un nome che è una tradizione, fanno segni, sì, nuotava a rana, ma comunque però con l'acqua, insomma, uno che cavalca le onde come te deve essere per forza acquatico. Per forza, certo. Io sto dalle 6 alle 8 ore al giorno in acqua, quindi un pesce, come loro. Un po' come loro. Come noi. Se ti spieghiamo perché sei bello rosso, bello, non dico abbronzato, stravolto. Magari abbronzato, abbiamo appena finito l'allenamento, abbiamo giocato grandi contro giovani contro vecchi, diciamo. Se ti sentono quelli dall'altra parte, no, speriamo questa si arrabbiano no, leggermente. Sì, sì. Senti, la cura campagna è bella tosta, eh? Bella tosta, sì. Però c'è il mondiale. Come funziona? Che vi giocate tutto quanto qui? Collocazioni? No, adesso finiamo qui il 14 giugno, poi altri tornei, altre cose. Tanto. Poi l'importante è Barcellona, non dico niente, incrociamo le dita, incrociamo tutto l'incrociabile. Invece, ritornando a Leo, tu hai vinto il mondiale giovani in Australia, no? Sì, non è proprio il mondiale, però è una delle gare più importanti under 16. Però mi dicono che Kelly Slater, un'icona stratosferica, sì. Tu sei uno che, insomma, un italiano che avrà le qualità per diventare the number one. Speriamo, sì, io ci provo. Kelly Slater è il migliore al mondo. Poi peraltro lui con il mondo del nuoto c'aveva un certo rapporto, perché devi sapere che era fidanzato con una bagnina, mi pare Pamela che bagnine, perché voi surfisti, il capello biondo, gli etichetti, non me la contate giusta. Senti, ma com'è che è distrutta questa tavola? Perché io le tavole le voglio molto leggere e hanno solo uno strato di resina. Insomma, hai detto che c'è una settimana sta tavola? Ci sono una settimana e mezzo. La mangi questa? Tutte così. C'è un rapporto carnale. Quasi tutte le tavole che uso, dopo una settimana e mezzo, 2 settimane, se surfo proprio tutti i giorni a palla con la stessa tavola, le sfondo. Beh, sì, è normale. Senti, invece voi come state messi qua a Ostia? Perché mi pare che il clima non sia dei migliori, nel senso clima meteo, no? Guarda, questi 2 giorni ha fatto bel tempo. Però non va allenate a Vasca no, fuori. Purtroppo sì. Ci alleniamo al chiuso, tutto cloro, sempre chiuso, quindi siamo bianchi come... Magari come non saluti tuo fratello che si chiama come me, Christian? Sì, sta da qualche parte, insomma, si sarà eclissato, ma insomma è bella sta storia della famiglia, no? Bella competition. Sì, bella. Oh, più che altro emozionante, più che competizione. Lui è il campione, io sento adesso. Vabbè, quindi... Piano piano il DNA è quello, dico piano piano, perché voglio dire, se già stai qui con questa maglia, ce l'ho anch'io peraltro, Settebello sempre nel cuore, mi raccomando. Te l'hanno regalata te la maglietta? Sì, no? Regalata. Ah no, aspetta che si lanciano la maglietta al volo. Senti, facciamola vedere, no, falla vedere tutti i nostri amici. Cuore Settebello, mi raccomando. Mi dicono che anche tu c'hai un regalino per me. Io sì, c'ho un regalino. Poi regge un attimo, poi aspetta che un po' dalla mia parte. Ho i capelli dentro. I capelli, ma che fai? Fai le battute, no? Dico, Allora, io con gran piacere indosso e faccio il portiere di questa nazionale. Perfetto. E poi io porto bene, come si dice, che non si dicano, porto bene. Alla prossima con Swim Biz, con Leonardo il grandissimo e Nicolas. Alla prossima, ciao a tutti.